Il Festival della Disperazione nella città di Andria apre i battenti per la quarta edizione. In programma dal 10 settembre al 4 ottobre, la rassegna si colloca in una inusuale cornice autunnale a causa dell'emergenza Covid che ha costretto al rinvio degli eventi rispetto al consueto svolgimento nel mese di maggio. Una manifestazione organizzata dal Circolo dei Lettori di Andria che in 4 anni ha fatto parlare di sé anche a livello nazionale, grazie all'originale organizzazione degli eventi, tutti basati sui numerosi risvolti del sentimento che la rassegna stessa porta nel nome. L'edizione 2020 si propone anche come il Festival delle Promesse Non Mantenute. Quest'anno abbiamo voluto giocare con la sovrapposizione con il momento elettorale che stiamo per vivere, dove appunto le promesse sono in qualche modo il cardine di ogni campagna elettorale. Noi abbiamo fatto la nostra parallelamente, che coincide sostanzialmente col programma del festival, con il festival stesso, che in qualche modo è una promessa non mantenuta, nel senso che quest'anno abbiamo davvero stretto i denti per portare a casa questa edizione, perché abitualmente lo facciamo a maggio. Ad avviare l'edizione odierna, lo spettacolo Pizzo Canti di denuncia dell'attore siciliano Riccardo Lanzarone, il quale racconta che si può essere eroi anche senza superpoteri. Un progetto che intende farsi portavoce di una rivoluzione culturale contro i fenomeni criminosi del racket e della mafia. È il primo dei 27 eventi che si svolgeranno nel corso della kermesse, suddivisa in 8 giornate con 25 autori coinvolti. Nel programma della manifestazione ci sarà spazio soprattutto per il tema dei diritti violati, con alcune iniziative dedicate al tema della violenza sulle donne. Ospiteremo sia la mostra Come rivestita, sostanzialmente una mostra allestita con gli abiti delle donne violentate, e inoltre grazie all'artista andriese Roberta Fucci riusciremo a organizzare un'installazione in vari punti della città denominata Panchine Rosse, ossia realisticamente ridipingeremo delle panchine esistenti di rosso a simboleggiare appunto la lotta alla violenza sulle donne,